Cross abbiamo pensato di, mentre vi invito, vi invitiamo alla serata domani sera a Porto Potenza Vicena, vi farò un po' di domande e risposte. Sono passate diverse settimane dall'ultima diretta qui su YouTube e magari avete un po' di domande, insomma le solite cose che vengono fuori in queste dirette. Portate pazienza, portate perché pazienza. Io con gli occhiali faccio un po' fatica, esatto, quindi ci metterò un po', però insomma. Però così insomma, quindi siamo già in 25. Non vi guardo solo perché giustamente devo guardare. Allora Pino chiede: dove andate? Ciao Pino, allora stiamo andando a Porto Potenza Picena, che è vicino a Porto Recanati, vicino a Loreto, quindi tra l'altro vicino alla Eco, anche se non vado per un motivo Eco, ma perché domani sera il comune di Porto Potenza Picena ha organizzato, non per domani sera, per tre sere, questo convivio, che sono incontri con professionisti. Domani sera ci sono io, dopo domani sera c'è Red Romney, sabato sera, e domenica sera c'è Henry Ruggeri, il grandissimo fotografo. Sì. Quindi stiamo andando lì, c'è anche Leo che sta dormendo. Quale chitarra hai portato con te? Aspetta che facciamo vedere Leo. Ecco che dorme. Allora, ho portato con me la Massimo Verini Signature, solita, la mia solita chitarra, però è la terza, perché le altre due, se avete seguito, sono state rivestite, no? Hanno il wrapping di nero per il tour di Lauro del Viaggio, quindi non l'ho ancora tolto. E quindi ho portato io le altre chitarre, quando facevo concerti interi miei, c'era moto, quindi non c'era di mettere un treno, paura di andare. Quindi ho questa terza, la mia Massimo Verini Signature e l'Aire Relic, che però c'è ancora il wrapping. Poi ti chiedono: hai mai studiato un altro strumento oltre alla chitarra? Quando ho iniziato a suonare la chitarra, poi mi sono appassionato al pianoforte. Ho studiato pochissime cose, veramente non posso dire di pianista, però un pochino che ho studiato su dove girare il dito, no? Insomma, come si fa, sono comunque molto basic, veramente molto basilare, scusate, parola italiana, molto basilare. Però un pochino la batteria, ma sì, con pochi metodi, giusto i rudimenti, sì. Il tuo chitarrista di riferimento da ragazzo? Allora, giusto, hai fatto bene a specificare, chi lo dice, scusami? Amore, è andato giù. E chitarrista di riferimento da ragazzo? Allora, a me mi ha scioccato, ho avuto due shock, tre. Uno banale. Banale, ne è stato scioccante. Poi, Steve Vai. C'era una galleria e non ci ho pensato che stavamo per affrontare zone di gallerie prima di fare questa diretta. Allora, vi lascio qualche minuto per riagganciarvi. Che dice? Siamo online? Allora, la domanda era: quali sono mi hanno influenzato da ragazzo? Allora, ho detto tre. Primo è stato Banale, 1984, devastante. Quando è uscito il disco di David Lee Roth, quando è venuto via dai Van Halen, con Steve Vai, scioccante, mi ricordo il disco si chiamava Eat Him and Smile e il pezzo era Yankee Rose, e Yngwie J. Malmsteen, quindi Van Halen, okay. Vai, Malmsteen. A cosa hai rinunciato quando eri adolescente, probabilmente per la musica? Ho rinunciato alla discoteca, ho rinunciato un po' al cinema e alle pizze, nel senso che io ho iniziato a suonare molto da ragazzo, quindi avevo 12-13 anni, ho iniziato a lavorare in quel periodo, insomma lavoravo d'estate durante le medie, finita la terza media ho iniziato a lavorare e quindi a casa io, mio papà e mia mamma ci sostenevamo per buona parte col mio stipendio e quindi io volevo suonare. E quindi alcuni soldini venivano spesi per la chitarra, noleggio del 4 per fare come faceva altre cose, no, era o uno o l'altro, oppure, quindi le rinunce sono state quelle. Le vacanze estive non ci sono state, dal 76 sono andato una volta nell'85, ci sono state tante rinunce, ma però ero a casa a suonare, quindi non l'ho percepito come questa grande rinuncia, non è che ho sofferto per questa cosa. Allora, qual è la tua marca di chitarre preferita?
Allora, chitarre elettriche è un bel casino. Ovviamente potrei dire eco, ok? Però in questo momento non sarebbe neanche credibile. A me piacciono molto le eco perché le penso io, certo, però tra le chitarre che ho, non so dire, non ve lo so dire. Cioè, se scelgo una chitarra, se penso a una chitarra c'è la mia Mirage. Però come estetica direi di più una PRS. Come suono anche la PRS che mi ha fatto Paul, la Paul Smith che mi ha fatto Paul, anzi Jock Nax che era il suo liutaio, altrimenti la Strato, quindi una Fender. Però sono molto confuso, non saprei quale scegliere. Nelle acustiche, ripeto, ci potrebbe essere Eco, ma se devo dire una marca blasonata, dico Martin. Hai mai insegnato a non vedenti? Se sì, ti sei mai trovato in difficoltà davanti a diverse, ecco, modalità di lettura? No, ho insegnato a un paio di non vedenti insieme a un amico che si chiama Weiner Broccoli. Ho pensato di fare un corso per non vedenti. Il laboratorio musicale Varini, la piattaforma è certificata anche per non vedenti, quindi loro per qualsiasi cosa tocchi un non vedente con iPhone o con un Mac è tutto integrato. E quindi vorrei fare un corso per non vedenti, un corso video per non vedenti, quindi per non vedenti e ipovedenti. Non mi sono trovato in difficoltà perché di norma i non vedenti ti sanno mettere a tuo agio, soprattutto quelli che lo sono fin dalla nascita. Allora, insegnerai la chitarra a tuo figlio? Allora, Leo ha iniziato un po' a suonare in vacanza, la prima melodia Tinkle, Tinkle, Little Star o Tinkle Winkle, non mi ricordo quello che fa. Sol, Sol, Re, Re, Mi, Mi, Re, Do, Do, Si, La, La, Sol. Quello lì gliel'ha insegnato un ragazzo che abbiamo conosciuto in vacanza, si chiama Maurizio Salvi, che è di Napoli, a Acerra. Gliel'ha insegnato. Io, quando Leo mi chiede qualcosa, gliel'ha insegno volentieri. Cosa gli hanno insegnato? Gli ha insegnato anche Matteo o Gianfilippo. Ben volentieri, sta iniziando. Se lui vorrà, troviamo il modo. Dice maestro, la S300 Eco come la reputi? L'S300 è una chitarra onesta, in linea con le chitarre di quel pezzo che facciano anche altri marchi. Ultimamente, le ultime S300 che stiamo facendo, secondo me, sono mediamente superiori a quello che c'è sul mercato, superiori sicuramente a quello che avevamo noi fino a un anno fa. Chitarrina, per quel che costa, io vi ricordo che stiamo parlando di chitarre intorno ai 100 euro per una chitarra elettrica fatta da corpo, manico, meccaniche, ponte, pick up, battipenna, switch, potentometri. Quindi non è che ci si può aspettare insomma, che suonino come una Fender da 3.000 euro. Poi, allora, che ne pensi di Pat Metheny? Pat Metheny, cosa ne penso? Tutto il bene del mondo, uno dei musicisti, dei jazzisti forse più illuminati, no? Ha saputo fare collaborazioni anche nel mondo del pop, mi sembra di ricordare David Bowie, adesso mi sfuggono altri, però sicuramente lo sono andato a sentire in gioventù diverse volte, alla batteria mi ricordo c'era Dennis Chambers, dei Volant, bello, bel concerto. Allora, Max, ho sentito di un futuro assemblaggio in Italia per le eco elettriche. Quando succederà? Ti confermo che ho questa volontà. E dunque, è stato allargato il laboratorio di Roberto sopra la Eco, e questo però servirà per le Infinito, che sono fatte in Italia, e per le Ranger Futura, che sono assemblate in Italia. E fare questa cosa prevede, mi sembra anche abbastanza importante per fare questi assemblaggi, e le verniciature. Ad esempio il matte black, come ho fatto l'Aire che è wrappata, vorrei farla nera. Comunque ti confermo che questa volontà c'è. Non credo che prima dell'estate 2020 si possa pensare di avere questa chitarra. Allora, cosa ne pensi di Peo Alfonso? Lo conosci? No, tornato dalle ferie direi di sì, già da domenica, infatti siamo già in viaggio per lavoro. Ti eserciti ancora con la chitarra, anche se adesso hai raggiunto un livello altissimo? Purtroppo Sempre. poco, purtroppo poco, cioè non è il livello
non è che uno raggiunge un livello e lo mantiene. Suono, ripasso i pezzi, però studio poco. E questo è una cosa che non Ma mi per mancanza di tempo. pone, sì, per mancanza di tempo, non per mancanza di voglia. Ci sono tanti impegni che quando si diventa grandicelli ci portano via il tempo. Non nascondo che quando mi metto a studiare della roba, dico: ma che figata questo modo! Ho una mia facilità, che è quella di apprendere una roba, smontarla, rimontarla e essere in grado di spiegarla in modo semplice. E accade non solo nella musica, ma in tanti altri argomenti. E quindi mi capita che se mi metto a studiare, mi metto a studiare Antonacci Graziano, Per me. Graziano, ti chiamiamo tra poco, ti chiamerò tra poco. Graziano, ti chiamo tra poco, giuro, ti chiamo tra poco. Quando inizio a studiare, mi metto a studiare delle robe, magari mi metto lì, prendo degli appunti per poi come insegnarla, perché trovo una chiave di lettura, però dovrei studiare di più, bisogna sempre studiare. Allora, questa domanda. Ciao Massi, non hai mai avuto momenti in cui ti sei sentito non propriamente appagato nell'essere messo in secondo, scusate, andata via la scritta, in secondo piano? Giusto oggi ascoltavo Sei solo tu, mamma mia che riff. Un abbraccio. Sì, ci sono stati casi in cui non è che non c'era pagamento, c'era una cosa, diciamo che se io mi ritengo avere un valore che possa essere 10, fatto un'unità, fatto 10, no? 10 è l'unità del mio valore, il fatto che io in quella situazione utilizzassi 6, 7 mi ha fatto chiedere: ma perché sono stato chiamato io? Quando parti di queste cose le poteva fare chiunque altro. Sono sentito sottoutilizzato, e questa cosa può portare a un po' di frustrazione, poi ci si fa l'abitudine perché dopo è lavoro, poi troppo Spero di incontrare il viaggio Max. Come è iniziata la tua collaborazione con gli artisti e con chi per prima? Beh, di questo, se siete nella zona Marche, dovreste venire domani sera a vedere in viaggio con Max. esatto. A proposito di in E, viaggio, esatto, in peraltro. viaggio con Max. Ci sono un sacco di altre domande. Vai, che cerco di rispondere veloce, che poi richiamiamo Graziano. Allora, esatto. Dunque, ciao Max, all'inizio anche tu eri timido sul palco? Certo, tutti lo siamo stati. Se volete provare a guardare, volete ridere, cercate qui su YouTube, finita questa diretta, Massimo Marini, i bulli, oppure Massimo Marini, bulli, bulli come quelli del I bullismo, bulletti, bulli, Massimo Marini, bulli, festa a Ratura, oppure basta Massimo Marini Bulli. Verranno fuori i video di quando io avevo 14, 15 anni, suonavo dal vivo e si vede che tipo vado a terra, mi guardo intorno, è normale, è normale. Una EQS 300 e non una Fender Stratocaster. Intanto perché l'S300 costa circa 10-15 volte di meno, cioè se uno ha 1200 euro, gli dico comprati una Strato, se uno ne ha 120, la Strato non si compra. Quindi il motivo è: se devi scegliere se comprare una EQS 300 o una Fender Strato, io ti dico comprati una Fender Strato, dipende quanto soldi hai, se hai 1200 euro Vabbè, questo chiedi hai una chitarra elettrica, bah, tipo ne ha, non lo so ti compri quelli. neanche il No, non lo numero. dobbiamo sapere, bisogna guardare. Esatto. Spero un giorno di incontrarti. Buon viaggio. Come ti abbiamo già risposto. Risposta alla domanda: non è il migliore suono della chitarra elettrica? Allora, aspetta, Ciao Massimo. Secondo te, per migliorare il suono della chitarra elettrica, è meglio investire in un ottimo amplificatore o degli ottimi pick-up? Allora, nelle catene audio, quindi non solo chitarra, ma in una catena audio, di norma il suono si uniforma al pezzo di minor qualità. Quindi significa che se hai un amplificatore, anche un dumbbell, e hai una chitarra di liuteria pazzesca, ma i pick-up sono brutti, il suono sarà brutto. Se tutto questo è bello, ma il cavo è tremendo, il suono sarà tremendo. Quindi partirei da quello che forse costa meno, che sono i pick-up, dove potresti cambiarne anche soltanto uno, se per una chitarra è buona. Se la chitarra non è assolutamente buona, il pick-up può migliorarla, ma fino a un certo punto. Sicuramente se la chitarra è una solid body, costruita bene, il pick-up fa ottenere buoni risultati. La mia Aire Redic, che è una chitarra
chitarra con 300 euro, montati sembra anche a chiusa di solito, è una chitarra che comunque secondo me è così, è degna di essere utilizzata. Ci ho fatto un tour, quindi non farei mai un tour con una chitarra che non fosse di qualità. Abbiamo scelto con Roberto Swan Pesh per il corpo e dei legni buoni per il manico, buoni tasti. Ho rifatto la circuitazione elettrica, settato bene il ponte, ho messo delle sellette, è stata parecchio customizzata, le customizzazioni sempre. Ok. L'amplificatore è ovvio che se l'amplificatore è meglio, ma l'amplificatore è veramente buono, ovvio che si va su cifre che un set di buoni pickup sono 200-300 euro, l'amplificatore ce ne vogliono molti. Ciao Massimo, nel 2018 sono andata a vedere il concerto di Max Pezzali, Neck e Francesco Renga. Speravo che fossi sul palco. Data via la scritta. Anche tu, come mai non hai fatto parte di quel tour? Tanto io non, tra virgolette, da parecchi anni non sono a disposizione per i tour, quindi non è che sono sul mercato, ok? E si è fatto avanti dal 2006. Io dal 2006 io ho mollato la parte dei tour pop, avrei dovuto fare Filippo Neck, non l'ho fatto, quindi ho abbandonato tutta questa parte e dopo un po' di anni, nel 2014, quando mi ha contattato Biagio, c'è stato un deal anche dal punto di vista artistico, cioè io ero passato su una chitarra acustica, avevo il mio spazio acustico, quindi io ero con Biagio e in quel tour non era proprio previsto nemmeno che ci fossi, perché nessuno chiama Marini per un tour in questo momento, perché sa che io o non li faccio o se faccio Biagio. Ho fatto Laura e Biagio perché c'era Biagio, non che questo sia un'esclusiva, ma è una scelta. Ho, come si diceva prima, non ho tempo di studiare, ma perché ho tanti impegni, la mia scuola, i libri, la Eco, i dischi, insomma